Mobilità, logistica e sviluppo. È stato presentato nella sede del Consorzio Industriale di Frosinone il progetto per il prolungamento della via Morolense e il collegamento al casello autostradale di Ferentino e in futuro alla nuova stazione di alta velocità. Nascerà in sintesi un nuovo asse attrezzato parallelo a quello già esistente e fondamentale per lo sviluppo economico delle imprese e dell'intero territorio della provincia di Frosinone, stanziati oltre 6 milioni e mezzo di euro, fondi dell'ex Agen Sud, che sono stati recuperati grazie alla collaborazione tra il Consorzio Industriale di Frosinone, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, il Ministero per le Infrastrutture, la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone. Ma una bella notizia, un risultato importante per questo territorio, intanto perché recuperiamo un vecchio finanziamento di 6 milioni e 600 mila euro, un finanziamento di circa 34 anni fa, un finanziamento ex Cassa del Mezzogiorno, Agen Sud, che stava lì fermo, addormentato, che si era quasi perso. Noi l'abbiamo ripreso per i capelli, l'abbiamo recuperato e adesso abbiamo riprogrammato l'opera, presentiamo quest'opera importante, strategica, il prolungamento della Morolense, strategica perché è un collegamento su tutto l'agglomerato industriale con il casello autostradale di Ferentino, con la nuova stazione della TAV, quindi darà forza al progetto dell'alta velocità e quindi un'opera straordinaria anche per il collegamento con il Basso Lazio tra la provincia di Frosinone e la provincia di Latina, quindi molto importante per il territorio e soprattutto molto importante per le imprese. Abbiamo già presentato il progetto e lo studio di fattibilità, adesso stiamo lavorando al progetto esecutivo, credo che tempo un anno partiremo con i lavori e quindi un grandissimo risultato. È stata davvero realizzata un'opera, diciamo, amministrativa molto molto importante, recuperare risorse, metterle in modo, metterle insieme, metterle a servizio, a sostegno dello sviluppo. È secondo noi un elemento davvero che può fare la differenza per questo nostro territorio, in un momento molto particolare e soprattutto in un'area che può attrarre nuovi investimenti e nuovo sviluppo. Sicuramente è una bella notizia per il territorio, queste risorse per realizzare un'infrastruttura importante per questa parte della provincia. Complimenti ovviamente al Presidente del Consorzio di Sviluppo Industriale, alla Regione Lazio per questo grande gioco di squadra che permetterà di rendere ancora più attrattiva la nostra provincia. Il progetto prevede inoltre sulla rotatoria nel territorio di Ferentino un'area di elisoccorso utile per la vicina autostrada e per gestire al meglio ogni eventuale situazione di emergenza. Un'opera che servirà alle imprese, servirà ai cittadini di quell'area, dei comuni che verranno coinvolti, ma servirà anche, io questo credo sia il pregio di questa opera, a collegare una parte fondamentale del Lazio, quindi il Basso Lazio, con tutto il resto d'Europa, perché quest'opera sorgerà a pochi passi dalla nuova stazione TAV, quindi diciamo, l'importanza strategica per il futuro di questa provincia è sotto gli occhi di tutti. In più, come dire, è importante sottolineare, io credo, questo aspetto di servizio che si offre attraverso la piazzola dell'elisoccorso e quindi servire anche l'asse autostradale qualora si verifichino incidenti gravi e comunque i cittadini abbiano bisogno di essere trasferiti rapidamente nei nostri nosocomi del Lazio.